capelli, che cosa hai fatto? Buongiorno. Mi sa che qualcuno è cresciuto. Come ti chiami, piccola Logan? Melly. Melly. Che fa rima? Con uccelli. Carina. Sta zitto. Nella borsa ci sono i vestiti per voi. Clyde, c'è una cosa speciale per te. Grazie, Mel. Non vai un po' troppo veloce? Dobbiamo fare parecchia strada, quindi è necessario correre. Andare a 160 su una macchina blu elettrico che probabilmente non è neanche ancora in commercio non è praticamente come chiedere di essere fermata? La domenica è un giorno festivo. Il dipartimento di polizia ha subito dei tagli. C'è una sola auto di pattuglia in 65 chilometri. Beh, una comunque c'è. Già risolto. Melly, io sto per spogliarmi nudo, perciò non sbirciare. Ho detto non sbirciare! Mi dai il mio braccio, per favore? Va bene. Qual è questo? Ciao ragazzi, è piaciuto il video? State ancora con me perché oggi voglio svelarvi due ruoli che sono stati rifiutati e che poi hanno portato grande successo a chi li ha interpretati. Per esempio, sapete che Bruce Willis, dopo aver letto il copione di Ghost, decise di rifiutare la parte del protagonista Sam, al fianco di quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Demi Moore? Sì, il motivo? Credeva che la storia fosse troppo improbabile per avere successo. E lo stesso fecero anche Tom Cruise e Tom Hanks. Solo dopo la parte andò a Patrick Swayze. Michelle Pfeiffer invece fece il grande errore di scartare la parte di Clarice Starling nel Il silenzio degli innocenti, perché il copione le sembrava davvero troppo cupo. E alla fine la parte andò alla grande Jodie Foster, che vinse l'Oscar. Che ne pensate di questi rifiuti? Hanno fatto bene o male? Alcuni forse un po' bene l'hanno fatto. Io oggi vi lascio con una citazione. Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Chissà in che film viene detta questa frase? È un film recente. Al prossimo video. Ciao ciao!